Allora, se il bambino mi conceda un po' la digressione, faccio finta di essere quello che si dà da fare. E quindi, nonostante che sto ancora emulando il suo coltello, attenzione, attenzione. Allora, mi sono permesso di dare una finitura opaca alla superficie, perché mi sono accorto che la superficie troppo perfetta tira fuori le magagne e su un coltello di quest'età non va assolutamente bene. Quindi, se vogliamo restaurarlo, qui tra l'altro, come lei, signor Biamino, può anche osservare, il blocco qua è a cugno, perché io man mano che giro si alza sempre di più. Ma io da questo cosa intuisco? Che il suo coltello, nello stato originale di fornitura, tolto il sangue che cola dal mio dito, e di questo non si preoccupi, perché sono assicurato, non le farò di sicuro il conto. Io mi sono accorto che il suo coltello, quando era nuovo, era così. E invece adesso è così, e allora cosa vuol dire? Che manca mezzo centimetro di lama. Quindi questo è il motivo per il quale Massimo, molto probabilmente, è finito sul fianco. Cosa che stava succedendo anche a me. A quel punto, signor Biamino, sempre per darle il miglior prodotto possibile, io ho scelto di modificare la finitura superficiale che mi ha consegnato lei, fatta da Illustri. Mi sono permesso in tutta umiltà di modificarla verso un opaco, un po' più opaco, che poi vedrà di persona, perché questo permette di nascondere le magagne. Quindi questa sembra una lama immacolata. Questa lama immacolata, allora, questo è un giornale bagnato, ok? Prova a tagliarlo, non ce la fa. Qua c'ho umido nel mio cazzo di garage. Vediamo. Questo è umido, però è già un po' più spesso, quindi non lo taglia, e lei non si deve fidare per un cazzo dai miei suoi coltelli, perché io in lato pratico glieli rovino, va bene? Gli rovino i coltelli, cazzo! Non è vero. Lei, signor Biamino, mi dica quante persone possono vantare di avere un coltello di 20 anni, 30 anni, con un suo storico in grado di fare questo tipo di affettata su una carta che è molle, bagnata. Io nel mentre che le parlo, signor Biamino, le sto ancora, perché ha tagliato due foglie di carta. Non sia mai che glielo do che ha tagliato due foglie di carta, perché io, signor Biamino, glielo do vergine che non ha mai tagliato un cazzo tranne il mio dito. Travaica entra, Cursi. Signor Biamino, spero di essere stato esaustivo. Lei lunedì vedrà il suo amato coltello preso in carico dal dottor Moon, il signore delle lame, e consegnato, che dovrebbe avere il porto d'armi per andare in giro con questo, perché equivale a un bisturi. Quindi, signor Biamino, prepari la chiavetta, che qua ci sta un caffè pagato!